250 tamponi al giorno aggiuntivi e la capacità di testing del nuovo drive-thru tamponi allestito in uno spazio dell'autorità portuale a Chioggia, a fianco alla sede del porto. Si accede in auto ed è destinato ad alleggerire la pressione sulla postazione dell'ospedale, dove non sono mancati disagi. Anche in questo caso una soluzione trovata grazie alla collaborazione tra amministrazione comunale, autorità portuale e ULS 3 Serenissima. La cittadinanza chiedeva di fare qualcosa per alleggerire la problematica che avevamo all'ospedale di Chioggia. Come sindaco mi sono sentito in dovere di intervenire in prima persona e di coordinare tutto quello che adesso è stato fatto da parte dell'ASL, ma grazie anche all'ospitalità dell'autorità portuale di Venezia e Chioggia, perché questo è un territorio dell'autorità portuale, quindi abbiamo chiesto di convocare un tavolo tecnico in presenza lì all'ospedale per capire quali erano le problematiche, perché c'era proprio bisogno di alleggerire la pressione che avevano non solo i dipendenti dell'ASL, ma lì si potevano creare problemi di ordine pubblico e quindi il sindaco deve per forza intervenire. Abbiamo realizzato questa struttura e siamo in grado adesso di dare 250 tamponi al giorno anche in questo territorio, naturalmente fatti su prenotazioni, che riteniamo possano essere la risposta giusta ad un bisogno correttamente sollevato. Abbiamo messo a disposizione un'area portuale temporaneamente per l'effettuazione di questa modalità, devo dire anche molto ben organizzata sia in fase di prenotazione che in fase di accoglienza delle vetture e di restituzione degli esiti. Per quanto ci riguarda è un primo passo concreto che si inquadra nel più ampio, diciamo, attività di completamento del sistema portuale. Su Chioggia noi stiamo puntando molto, abbiamo finalmente indirizzato l'attività di incameramento, diciamo, demaniale, abbiamo anche avuto l'opportunità di trovare un percorso per assumere le persone dell'ASPO all'interno delle autorità di sistema portuale. Stiamo puntando molto sullo sviluppo sia turistico che crocieristico che delle merci. Al nuovo presidio impegnati gli operatori volontari della Croce Verde. Avevamo tre situazioni e quando abbiamo aperto la settimana scorsa alle Zattere abbiamo detto: oggi risolviamo questo, la prossima settimana risolviamo Chioggia, e oggi dico la prossima settimana, mercoledì prossimo andremo ad aprire il drive presso Favaro, dove in una struttura analoga a questa verranno sistemate delle postazioni proprio per fare i tamponi e creare meno disagio alla popolazione anche di Mestre.